a Paolo Pagliaro candidato, non a Paolo Pagliaro editore. Nel senso, la, permettetemi, importante rottura di scatole quotidiana in quanto editore deve essere la continua rottura di scatole quotidiana in quanto rappresentante del popolo, perché quella poi la medaglietta che ognuno dovrebbe avere, che però pochi riescono a conseguire. Questo è il dato. E allora si guarda con la speranza, perché sennò poi diventiamo tutti uguali. Sì, in effetti è così. Io proprio le dicevo prima che quello che sto riscontrando è che purtroppo c'è proprio un senso di sfiducia nei confronti della politica. E allora io che sto girando la città per chiedere un consenso per il 26 febbraio alle primarie e lascio il bigliettino, c'è tanta gente che mi percepisce positivamente, c'è qualcuno che dice, ah, i soliti politici. Allora io mi fermo con loro, lo sai. Io proprio ieri mattina c'era un amico che ho conosciuto di Cavallino e lui la prima cosa ha detto, no, guarda, lascia stare. E i miei chiaramente dice, beh, andiamo avanti. Ho detto, no, fermiamoci un attimo, perché io voglio proprio capire questo. Io voglio capire che cosa deve fare una persona animata da buona volontà, che ha deciso senza riserve di metterci la faccia, senza nulla in cambio, senza calcoli, senza niente, per poter convincere anche i più scettici che ancora c'è della gente che ha voglia di impegnarsi per il bene comune. Io proprio mi sono fermato con lui e abbiamo discusso a lungo. Avevo tantissime cose da fare, ma ci ho tenuto a capire perché esiste questo senso di scoraggiamento, proprio di oramai di rassegnazione. Sono stato a lungo a parlare con lui e quello che è emerso è proprio questo. L'idea che chi voglia fare politica lo faccia solo e esclusivamente per un tornaconto personale. E ritorno anche a quello che diceva la signora di Galatina, che ascolto con attenzione da anni e apprezzo per la sua puntualità, per la sua conoscenza dei fatti, per il suo alto senso civico e per il suo amore per il Salento, anche se lei non La vuole. regione Non vuole la Salento. regione Salento, ma la convincerò perché non c'è neanche una sola controindicazione, non ce n'è. Lei si preoccupa e dice: ma poi si farà un nuovo, nuove Carrozzone. poltrone. Non è così, perché noi parliamo già di abolizione delle province e di una costituzione della nuova regione. Ci saranno tantissimi risparmi, ma fondamentalmente metteremo le condizioni di una nuova regione che nasce di sana pianta, di non avere tutti gli sprechi pazzeschi che registriamo quotidianamente in queste regioni che sono oramai diventate un vero e proprio colabrodo della spesa pubblica. Una nuova regione virtuosa che già dallo statuto preveda per esempio i compensi di un consigliere regionale di 3.000 euro, di un assessore di 3.600 e di un presidente della regione 5.000 euro, che mi sembra una cifra già sufficiente contro i 16.000 che prende ora Nichi Vendola. Ma ripeto, adesso sono ritornato sulla Regione Salento perché per me è inevitabile. Quello che posso, come dire, trasferire ai miei potenziali elettori è l'assoluta voglia di dare un contributo a questo territorio, a questa città e che non mi risparmierò e non dimenticherò mai da dove vengo. Io vengo dalla strada, sono un uomo del popolo, vengo da anni e anni dove ho vissuto la politica che non funziona, dove mi sono arrabbiato, dove ho ideato le 10 battaglie di Telerama, dove ho consentito ai miei giornalisti di essere rompiscatole, dove ho stimolato i miei giornalisti ad andare a fare le inchieste giornalistiche. Abbiamo messo su trasmissioni che hanno, come dire, svelato tante cose che non vanno. Bene, con lo stesso spirito, con lo stesso approccio, governerò questa città, perché questa città rifiorirà e diventerà una delle città più belle che già è, perché ci è stata consegnata bella dalla storia, ma purtroppo è trascurata, è ferma e ha bisogno di una leva nuova, di una spinta nuova che sono sicuro di poter dare. Lei mi insegna che i tempi tecnici e televisivi devono essere rispettati. Io la saluto, le auguro in bocca al lupo per questa competizione che porterà il 26 febbraio dalle 8 alle 22 all'Hotel Tiziano i cittadini che vorranno scegliere fra il suo nome, Paolo Pagliaro, e il nome del sindaco uscente Paolo Pagliaro.
Perrone per essere il candidato ufficiale alle elezioni del 6 maggio del centrodestra. Grazie, avremo modo di vederci. Ma me lo auguro, visto che ho aspettato un anno e mezzo per poter meritare un invito nella sua trasmissione, mi auguro che prima o poi insomma possa... No? O no? Voglio dire, Presidente, io non appena c'è la notizia... Ho capito con questo. Però su questo voglio rispondere al telespettatore che ha posto la prima domanda. Abbiamo la pubblicità e il telegiornale. Non abbiamo potuto rispondere a questo nostro telespettatore che giustamente evidenziava un dato che ahimè ho messo anche in conto. Il fatto che addirittura a Telerama possa non avere le stesse opportunità. Non faccia la vittima. La saluto in bocca al lupo. Grazie, arrivederci, appuntamento domani a sera. Grazie. A lei, appuntamento domani a sera, Tribù 21:30 e parliamo di Lecce con le altre formazioni politiche. Grazie ancora a Paolo Pagliaro, candidato alle primarie il 26 febbraio all'Hotel Tiziano dalle 8 alle 22. Grazie, arrivederci. Grazie.